Trovarsi a gestire un caso di mobbing in azienda potrebbe risultare molto spiacevole, non solo per il datore di lavoro, ma anche per i lavoratori stessi, oltre che segnalare un problema molto grosso nella gestione delle risorse umane. Dovresti tenere presente che il rischio di mobbing è sempre dietro l'angolo. A volte solo negare le ferie, i permessi, i benefit o abusare con le richieste di lavoro straordinario potrebbe spingere il lavoratore a rivolgersi al giudice per un caso di mobbing. Oltre ai suddetti episodi sicuramente evitabili, si possono riportare numerosi altri esempi, alcuni ben più gravi e che allo stesso modo possono compromettere la salute e il benessere fisico dei tuoi lavoratori. Il mobbing sul lavoro può assumere varie forme. Il fatto che non esista un solo atto riconducibile implica che siano molteplici i reati che il giudice può accertare. Ad esempio, continui rimproveri, minacce, lesioni, molestie, demansionamento, offese, sabotaggio, isolamento del lavoratore, sovraccarico di lavoro, controllo delle attività, privazioni degli strumenti di lavoro e soprattutto trasferimenti ingiustificati. Se volete approfondire tutti questi casi, potete andare sul nostro blog, trovate il link qui sotto in descrizione e approfondire l'argomento. Da Factorial Italia è tutto, noi ci sentiamo al prossimo episodio.